Si è svolta nella mattinata di ieri la cerimonia di intitolazione di Piazza Salvatore Barbaro ad Ercolano, luogo dove quel tragico 13 novembre 2009 Salvatore fu ucciso per errore, perché aveva la stessa automobile del boss. Da oggi quella piazza porta il suo nome. Oggi è una giornata positiva per noi, dopo 11 anni la memoria di Salvatore è viva perché mio fratello non è morto fisicamente, ma lo spirito c'è. Infatti stamattina lui laggiù aspetta proprio noi per far luce di quel maledetto 13 novembre, che ci fu solo buio e dolore, non per colpa di mio fratello, ma per colpa di persone senza cuore. La camorra si combatte strada per strada, proprio fisicamente, oltre che ovviamente vincendo, diciamo così, la battaglia durissima, importantissima della cultura. La camorra si combatte non solo nelle aule giudiziarie, ma anche nelle scuole, appunto formando dei cittadini pronti a battersi per i propri diritti. Abbiamo scelto questo luogo per intitolare Piazza Salvatore Barbaro perché è il luogo in cui è avvenuto l'omicidio. Ed è giusto che chiunque passeggiando di qua possa ricordare ciò che era Ercolano, una città condizionata dalla camorra, ma soprattutto passeggiando di qua chiunque potrà vedere ciò che sarà Ercolano quando terminerà questa splendida passeggiata archeologica. Lì dove prima c'era la camorra e veniva ucciso un ragazzo innocente, domani ci saranno i turisti, ci sarà la bellezza, ci sarà il turismo, ci sarà la cultura e ci sarà la legalità. La battaglia contro la camorra non la vincono soltanto con gli arresti, non la si vince soltanto con gli ergastoli e con le condanne, la si vince con la buona politica. E quindi queste attività non sono simboliche, ma sono uno strumento fondamentale per tenere sempre alta l'attenzione. Indietro non si torna e combattiamo contro ogni forma di illegalità.